Buongiorno, cari fratelli e sorelle in Cristo. Oggi vorrei condividere con voi un messaggio importante proveniente da Medjugorje. Pertanto, vorrei chiedere a tutti di prendersi un momento per condividere questo video con gli altri, poiché i messaggi sono un richiamo molto urgente dalla Santissima Trinità all'umanità. Speriamo che questi messaggi vengano condivisi ed estesi fino agli estremi del globo, a gloria della Santissima Trinità. Iniziamo ora recitando questa breve preghiera, chiedendo al nostro Padre Celeste discernimento e guida, affinché lo Spirito Santo possa mostrarci la verità e guidarci nell'ascolto di questi messaggi dal cielo. Signore Gesù, Tu sei il Re dei Re e il nostro Onnipotente Dio. Non c'è nulla che Tu non possa fare. Ti supplichiamo di darci un'esperienza del Tuo cuore, di condurci profondamente nella Tua essenza, nel nucleo del Tuo amore per noi e per questo mondo. Dacci uno sguardo sugli altri come li vedi Tu, amandoli, perdonandoli e gioendo nel modo in cui rendono gloria a Te attraverso la loro stessa esistenza. Aiutaci a discernere da questo luogo aperto di profonda affezione, affinché anche noi possiamo essere un utile vaso del Tuo amore nel mondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Secondo Mariana, siamo vicini agli eventi predetti dalla Vergine. In nome di questa esperienza, Mariana dice all'umanità di convertirsi il prima possibile, di aprire i cuori a Dio. Inoltre, ci invita a rimanere fedeli a Gesù, a Maria, alla Chiesa Cattolica e al Santo Padre Francesco. Preghiamo di più affinché non ci accada nulla di grave. Il messaggio da Medjugorje afferma che prima del segno visibile che sarà dato all'umanità, ci saranno due avvertimenti al mondo. Questi avvisi saranno eventi che avverranno sulla terra. Mariana sarà testimone 3 giorni prima di uno degli avvertimenti e informerà un sacerdote di sua scelta. La testimonianza di Mariana sarà una conferma delle apparizioni e un incitamento alla conversione del mondo. Dopo gli avvertimenti, il segno fisico apparirà a Medjugorje per tutta l'umanità. Il segno sarà dato come testimonianza delle apparizioni e come invito alla fede. Il nono e il decimo segreto sono seri e rappresentano una punizione per i peccati del mondo. La punizione è inevitabile poiché non è possibile aspettarsi la conversione del mondo intero. La punizione può essere mitigata con la preghiera e la penitenza, ma non può essere evitata. Un male che minacciava il mondo, secondo il settimo segreto, è stato annullato grazie alla preghiera e al digiuno, afferma Mariana. Per questo motivo, la Vergine continua a invitare alla preghiera e al digiuno. Dice, avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno potete scongiurare la guerra e sospendere le leggi naturali. Dopo il primo avvertimento, gli altri seguiranno presto, dando agli uomini il tempo di convertirsi. Questo è un periodo di grazia e conversione, e la Vergine invita urgentemente alla conversione e alla riconciliazione. L'invito alla preghiera e alla penitenza è inteso a respingere il male, la guerra e, soprattutto, a salvare le anime. Secondo Mariana, siamo vicini agli eventi predetti dalla Vergine. In nome di questa esperienza, Mariana dice all'umanità di convertirsi il prima possibile, di aprire i cuori a Dio. In aggiunta a questo messaggio essenziale, Mariana afferma di aver avuto un'apparizione nel 1982 in cui Satan si è presentato con le sembianze della Vergine, cercando di convincerla a rinunciare a Maria e a seguirla, promettendo felicità in amore e nella vita, mentre con la Vergine avrebbe dovuto soffrire. Mariana lo respinse e la Vergine apparve immediatamente, facendo sparire Satana.
La Vergine le disse che Satana esiste e che un giorno si presentò davanti al trono di Dio chiedendo di tentare la Chiesa per un certo periodo. Dio gli permise di farlo per un secolo. Ma quando i segreti affidati a Mariana si realizzeranno, il potere di Satana sarà distrutto, e già ora sta perdendo potere e sta diventando aggressivo, causando discordia tra i sacerdoti e molti altri mali. La Vergine invita a proteggersi con la preghiera, il digiuno e, soprattutto, la preghiera comunitaria, a portare con sé simboli benedetti e ad usare l'acqua santa. Altri messaggi ricevuti da Mariana il 15 agosto 1985 e il 25 ottobre 1985 parlano della preghiera per i non credenti e degli avvenimenti legati ai segreti. In queste occasioni, la Vergine chiede di pregare per coloro che non credono e soffrono a causa della loro incredulità. Termino con una preghiera. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii la nostra protezione contro la malvagità e gli insidiosi inganni del diavolo. Possa Dio riprenderlo umilmente, ti preghiamo. E tu, o Principe delle schiere celesti, con la potenza di Dio, getta Satana nell'inferno insieme a tutti gli spiriti malvagi che si aggirano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. Che Dio riversi abbondanza di grazie e benedizioni su di noi. Fino alla prossima volta, rimanete benedetti e continuate a pregare. In conclusione, i messaggi da Medjugorje ci invitano alla preghiera, al digiuno, alla conversione e alla fede. Sottolineano l'importanza di proteggerci dagli inganni di Satana e di aprire i nostri cuori a Dio. Siamo chiamati a pregare per la pace nel mondo e per la conversione di coloro che non credono. Che questi messaggi ci ispirino a vivere con amore, compassione e fede, diffondendo la luce della speranza nel mondo. Possano le benedizioni della Santissima Trinità scendere su di noi e su tutta l'umanità. Continuiamo a pregare e a cercare la via della verità e dell'amore. Fino alla prossima volta, rimanete benedetti e continuate a camminare nella luce della fede.